Ovviamente uno degli argomenti che verrà trattato nella giornata di oggi è la questione del sociale, ma soprattutto l'assistenza sul territorio, quindi comunque la salute va a braccetto con queste tematiche. Sì, è vero, io come sanità metterò in evidenza la rete territoriale che è finalizzata proprio a un'assistenza del territorio, un'assistenza di prossimità. La rete territoriale nostra prevede investimenti di 216 milioni e quindi la possibilità non solo di avere una struttura come gli ospedali di comunità, strutture come case di comunità, ma come voi sapete anche unità mobili e tutto ciò che è una teleassistenza, una telerefertazione, quindi la possibilità attraverso la sanità digitale di entrare nelle case dei nostri cittadini. Quello che noi dobbiamo garantire è quell'assistenza dopo la dimissione dell'ospedale, ossia la presa in carico protetta del paziente. In modo particolare viene rivolta un'attenzione attraverso l'assistenza alla cronicità, quindi parliamo di disabilità, di case di RSA, di case residenziali, e il nostro obiettivo è anche quello di rivedere tutto questo tipo di assistenza, e già l'abbiamo fatto, ma stiamo passando a quella che è la cosiddetta integrazione sociosanitaria. Per quanto riguarda